Bentrovati. Chi di voi, nel mentre sta facendo un lavoro, arrivato ad un certo punto, si accorge di aver saltato un punto, come è successo a me in questo caso. La soluzione sarebbe quella di dover disfare tutto il giro, arrivare al punto in cui abbiamo saltato il punto e riprenderlo. Io invece vi faccio vedere adesso un piccolo escamotage su come recuperare questo punto che abbiamo omesso senza andare a disfare i giri fino a quel punto. Sul canale trovate già un altro video del genere in cui vi ho fatto vedere come riprendere un punto saltato, se non erro, in una lavorazione che io stavo facendo a filè. Voi direte come fai a riprendere il punto? In questo caso ho studiato un pochettino come poter fare e vado ad usare un punto alto doppio. Quindi carico due volte il filo, passando da dietro al lavoro, mi aggancio all'ultima maglia del giro precedente, in questo caso la maglia alta singola che mi divide i due motivi e che mi manca nel giro prima di quello che sto lavorando, vi dicevo, carico due volte il filo, mi aggancio al punto alto singolo e lavoro due assoline. Poi che faccio? Mi sistemo l'archetto e come potete vedere io ho uno spazio prima e uno spazio dopo la maglia in questione. Quindi che faccio? Entro nell'archetto di destra. Vado ad estrarre il filo e mi chiudo un'altra assolina. In questo modo io sull'uncinetto ho tre gettati che mi servono giusto per andare a chiudere la maglia alta di questo giro che devo concludere. Quindi carico il filo e vado a chiudere la mia maglia alta. Come potete vedere, l'effetto non è malaccio, si integra bene con la lavorazione e quindi, senza disfare i miei due giri, sono andata a recuperare il punto che mi mancava per proseguire la mia lavorazione. Faccio un motivo per farvi rendere conto che ad occhio non si nota assolutamente che mi mancava un punto e sono andata a riprenderlo con questo piccolo escamotage. Se a voi dovesse capitare una cosa del genere, prima di disfare il vostro lavoro, cercate, come ho fatto io in questo caso, un sistema per poter riprendere il punto senza disfare i giri di lavorazione. Vedete? Qui era dove mi mancava il punto. E qui è dove lo abbiamo recuperato e contemporaneamente ho lavorato anche il giro sovrastante. Vedete che nella visione d'insieme la lavorazione è ben integrata. Ve lo faccio rivedere. Vado a disfare fino a qui, che è dove mi manca il punto. Infatti, se seguite, vedete che il punto mi manca. Ecco qui. Un attimo che mi riprendo il punto che mi si è sfilato e che mi chiudeva il gruppo di tre maglie alte. Ecco qui. Quindi noi dobbiamo andare a riprendere questo punto alto che manca qui. Quindi carico due volte il filo. Vado da dietro, entro nel punto alto e lavoro due gettati. Entro nello spazio di destra, estraggo il filo e mi vado a chiudere un altro gettato in modo da avere sull'uncinetto solo tre gettati occorrenti per l'ultima maglia alta. Carico il filo e vado a chiudere la maglia alta di questo giro che mi va a separare
un motivo dall'altro. Lavoro il motivo seguente per farvi vedere il risultato, che a mio parere è più che soddisfacente. Ecco qui, io ho lavorato giusto un motivo per farvi vedere che non si nota assolutamente nulla. Qui è dove mi mancava il punto e lavorando i due giri contemporaneamente ho ripreso il punto mancante e ho lavorato la maglia singola che mi va a dividere i due motivi del giro in lavorazione. Io mi auguro che anche stavolta il mio piccolo consiglio vi sia utile. Se non lo avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, a condividere i miei video, così mi aiuterete a crescere. Lasciatemi un like e di questo lavoro del quale mi sono servita per farvi vedere come riprendere il punto saltato, troverete poi in seguito il tutorial sul canale. Trovate già la prima parte nella playlist dedicata ai top down. Io vi saluto e vi aspetto per i prossimi video.